E ora è il momento del nostro viaggio alla scoperta dei distretti produttivi italiani di eccellenza in eccellenza. Facciamo tappa a Bergamo con Loris Gai e entriamo nel chilometro rosso. Lasciando l'aeroporto bergamasco di Orio al Serio, bastano pochi minuti di guida per arrivare al distretto dell'innovazione forse più noto del nostro paese. Il biglietto da visita è questo muro. Stiamo entrando al chilometro rosso. Buongiorno. Ciao, benvenuto. Che cos'è in concreto il chilometro rosso? È un campus, un parco scientifico-tecnologico che ha la finalità di mettere assieme il mondo dell'innovazione, l'ecosistema dell'innovazione con il sistema delle aziende per aiutarle a fare innovazione. La chiave è la prossimità, qui tutto è vicino, ci si muove tranquillamente a piedi, bastano pochi passi per la nostra prima tappa. In questo laboratorio si sviluppa la stampa 3D di oggetti di precisione ad alto valore aggiunto. Componenti per diversi settori, dal medicale all'automotive, passando per l'aerospace e anche per il dentale. Il laboratorio è un progetto del chilometro rosso per aiutare le aziende presenti all'interno del parco. 75 resident partner, 37 laboratori, 40 progetti di ricerca e sviluppo finanziati per 140 milioni di euro, 650 brevetti depositati. Centinaia di eventi ogni anno con centinaia di migliaia di visitatori. Le parole d'ordine del chilometro rosso sono contaminazione, relazione, scambio. Accanto a giganti come Brembo, Italcementi, Istituto Mario Negri, ci sono medie aziende, piccole realtà, start-up. La cosa anche molto interessante è che sono aziende di settori diversi, perché crediamo che la vicinanza di realtà che appartengono a mondi diversi, che utilizzano tecnologie diverse, possa essere molto utile. Non stupisce imbattersi nella virtuosa collaborazione tra pubblico, università e aziende private. In questo laboratorio si sviluppa la ricerca, per così dire, applicata della robotica. Si ha l'unione tra quello che è la ricerca sviluppata dall'Istituto Italiano di Tecnologia e le industrie che operano sul territorio di Bergamo, e qui in qualche modo prendiamo delle idee e delle tecnologie sviluppate in IT e le trasliamo e le adattiamo al mondo industriale per portarle poi sul mondo reale. L'intelligenza artificiale è anche alla base della nuovissima palestra del chilometro rosso. Gli schermi interattivi verificano ogni movimento favorendo l'autocorrezione. È possibile anche interagire da remoto con istruttori e fisioterapisti. È il concetto di health fitness. Prima non vi era la tecnologia in grado di leggere il corpo umano. Oggi, allo stato dell'arte, la tecnologia in modo così friendly, in modo così facile, legge in tempo reale il corpo umano con una facilità che non è solo capita dall'operatore, deve essere capita dall'utente finale. Questa è la magia. Al chilometro rosso tutto è proiettato verso il futuro, un piano di scale e si cambia completamente ambiente. In questo laboratorio si studiano le applicazioni industriali di alghe e funghi. Queste sono le alghe. Esatto, sono microalghe che utilizziamo per la sintesi di prodotti per il mercato alimentare, mangimistico, cosmetico, mentre la seconda area di ricerca riguarda i funghi. Studiamo i funghi per la produzione di pigmenti, di veri e propri coloranti, che andiamo, coloranti naturali che andiamo a utilizzare per la tintura di diverse fibre naturali e sintetiche. Siamo in tutto ciò a livello di laboratorio o già siamo un passo oltre? Al momento siamo in una fase di laboratorio, ma nell'immediato futuro la prospettiva è quella di verificare e validare le produzioni di laboratorio su impianti pilota.